Il tema del lavoro diventa centrale anche nella festa della liberazione. Certamente, è un tema centrale anche al mondo d'oggi e dobbiamo rilanciarlo con forza, proprio come aveva scritto la nostra Costituzione, frutto della lotta di liberazione che siamo qui a celebrare contro tutti i fascismi, contro tutti i nazifascismi. Vivendo fortunatamente nella libertà e nella democrazia ci dimentichiamo che a volte i diritti non sono dati per sempre, che bisogna comunque cercare di riconquistarli e di tenerli nel tempo. E quindi è importante che anche i giovani conoscano e sappiano quello che è accaduto e che ne abbiano piena consapevolezza. Io credo che la festa, il 25 aprile, che è la festa della liberazione, è stato a 73 anni di distanza, voglio dire, dobbiamo ricordarlo e ricordare soprattutto i tanti giovani uomini e donne che hanno lasciato anche la loro vita per lasciarsi una nazione libera. Bisogna ricordare che i valori della libertà e della democrazia non sono gratuiti, non sono per sempre. Insegnare ai giovani di impegnarsi ogni giorno a partire dalla condanna di ogni tipo di violenza, anche quella verbale, vuol dire costruire un futuro migliore di libertà, di democrazia e quindi un bene comune veramente tale. È un valore tramandato, ma non è un valore per sempre e va difeso quotidianamente da qualunque forma di intolleranza, di prevaricazione, di fascismo, di xenofobia, di omofobia. Quei pericoli del fascismo, del nazismo e non solo, possono riproporsi, magari sotto altre forme. Troppe persone continuano a dire ancora oggi nelle varie radio e quant'altro di ispirarsi a Mussolini o cose del genere. Sbagliano. Bisogna farglielo capire. Il primo modo è quello di ricordare i tanti che sono morti, i tanti che si sono sacrificati, e questa fiaccolata serve a quello. Nell'agosto del 1944 ai Monti si costituisce il comando, cioè si supera l'articolazione in sole bande separate tra loro, queste bande si unificano a poco nell'esercito popolare di liberazione. I partigiani si rafforzeranno nel corso dei mesi. Bisogna lavorare sulle scuole come si fa di solito, perché noi amministrazione appunto cerchiamo di trasmettere questi valori che sono valori molto importanti, e lo facciamo proprio in queste occasioni, portando proprio le varie scolaresche, diciamo principalmente quelle delle scuole primarie e secondarie, proprio per fargli capire il valore della libertà, il lavoro, il valore della democrazia e quello che hanno dato appunto le persone, i nostri partigiani, le persone che hanno combattuto per avere questa democrazia e questa libertà. Adesso i giovani dovrebbero pensarci loro, noi ce l'abbiamo data l'Italia libera, adesso che se la tirano un po' fuori loro. Cioè i giovani che continuano quello che abbiamo fatto noi, che abbiamo dato la libertà, e che sono morti tanti miei compagni, e tutto questo per far star bene.